Buonasera a tutti, e ben ritrovati, ovviamente auguri di buon anno a, a tutti, a tutti diciamo, gli appassionati di podismo e atletica e come di consuetudine facciamo, vedere, facciamo una carrellata di quello che è avvenuto in un anno di corsa, un anno particolarmente impegnativo, intenso da parte degli atleti ma anche da parte degli organizzatori. Sì, è stato, mi sembra sono state 33 gare che facevano parte di questo circuito, insomma alcune sono riuscite bene, anche altre sufficientemente organizzate bene, quindi cercheremo di fare sempre meglio e ecco, incominceremo con questa gara che, ved che vediamo adesso. E e circuiteria Terranova Bracciolini, il 26 di dicembre, la mattina. Ecco la, proprio la corsa di Natale, quindi il giorno successivo a Natale, ovviamente per molti appassionati, è l'occasione per smaltire un po' le tossine sì. della, del cenone, delle, diciamo delle, della vigilia di Natale e poi del pranzo di Natale. Sì, sicuramente sarà una mattinata. Vedendo le previsioni di adesso non è molto fredda, ecco, rispetto agli anni precedenti che è sempre stato freddo e freddissimo, quest'anno per ora le previsioni sembrerebbero più e se, si, è si dovrebbe correre miti. anche un po' meglio, poi si vede dalla gente che <ride> è vestita, vestita, vestita proprio, siamo al 26 dicembre comunque. Ecco direi Moreno che quest'anno il circuito del Gran Prix, al di là della corsa... Di Cavriglia che doveva essere disputata proprio domenica scorsa. Sì, che è stata rinviata al sta... 29. Al 29, ecco, diciamo che già si è anticipato un pochino i tempi. Sì, ancora una settimana prima, eh, un'altra gara ha voluto far parte del de... de... de Capodanno di Corsa che è questo <ride> che... del circuito. Quindi speriamo che domenica prossima sia. No, do... sì, domenica 29 sia il tempo bello in modo da, da poter fare svolgere questa nuova gara. Ecco, direi che è stato un anno, come abbiamo detto in precedenza, particolarmente intenso, suggestivo. Fra le altre cose, eh, nella prima parte dell'anno, molto, molto diciamo, vivace, perché oltre alla. Befana, alla alla sì, Natale, la... a Capo, al, a corsa di Natale al capodanno di corsa c'è anche la Befana Campestre e questo è il primo cross diciamo, della provincia di Arezzo, che anche quest'anno valida come terzo, terza prova del circuito del Grand Prix regionale sì, di cross. È è è la gara, questa è la gara amatori. Dopo ci sarà anche la gara assoluta quella che, faceva, che fa parte del Grand Prix ecco, questo è un percorso collaudato anche quest'anno sarà similare in sì, insomma, sì, insomma qui, e quindi speriamo che sia un bel tempo come, come eh sì. in questa edizione qui questo è stato bellissimo il tempo il percorso Asciutto, quindi per una campestre è stata corsa benissimo si correva anche senza chiodi Quindi quest'anno diciamo che un per po' le piogge sarebbe, di questi per adesso questi sarebbe bagnato <ride> però ancora mancano 15 giorni sì, quindi... sì, sì, sì. comunque sì ecco diciamo, è, le, è il primo approccio che verrà diciamo realizzato proprio nella, nella della campestre che poi porterà agli impegni più importanti quelli che ci saranno poi a, a fine e, gennaio tutti e due primi, eh, le prime e, due domeniche del mese di so. gennaio di, di febbraio e di marzo ecco fra l'altro che stanno l'appuntamento per quanto riguarda il cross sarà importante quello proprio di Campi Bisenzio dove ci saranno i campionati italiani diciamo di staffette e assoluti quindi e. in Toscana ovviamente è più facile anche la presenza di molti si atleti può. anche diciamo toscani e aretini insomma ecco. sì sicuramente le staffette parteciperanno molte persone perché ecco sono abbastanza sono vicini sono comodi anche se uno non è proprio competitivo al massimo però partecipare eh, penso sarebbe, ne varrebbe la pena ecco qui siamo al trofeo Sasi di Firenze di, di Grassina. Grassina ovviamente una manifestazione che anche quest'anno è stata inserita nel circuito del Grand Prix sì, questa è una, una gara abbastanza molto partecipata abbastanza impegnativa lungo eh, queste toste eh, almeno la sì. detta no, no, <ride> l'ho degli... fatta due anni i due anni sono cioè, percorso sono, mi sembra attorno a 16 km è abbastanza impegnativo come pure impegnativa anche questa corsa invece che viene fatta alla, diciamo, a Monterigioni. Per quanto riguarda. Sì, cioè, questi sono due percorsi, uno di 10 e uno di 19 km. Esatto. Insomma, quello di 10 è quasi tutto asfalto, poco sterrato, quello di 19 è anche abbastanza trail. E sono, insomma, è percorso. L'anno scorso fra l'altro sono rimasti molto stupiti dalla partecipazione, da partecipazione molto, sì, sono... molto ampia, quindi anche sì, stanno... hanno avuto dei problemi sì, che... alla partenza proprio per l'eccessivo numero di atleti che si sono iscritti anche all'ultimo momento, che ecco questo molte volte crea dei disagi per l'organizzazione quando ti vengono a iscriversi. A più di 100 momento, persone all'ultimo all momento quindi il consiglio sempre comunque sia quello di fare una prescrizione non costa, costa di meno fra le altre cose e poi mette in eh, maggiore diciamo, facilità eh. l'organizzazione a organizzare meglio insomma, eh, ecco sì, sì, si prepara meglio ecco qui vediamo per la seconda partenza, seconda partenza questa, fatta... questa è quella degli 10 km quell'altra è quella dei 19 km sulle orme di Sigerico ecco, questo è il titolo della gara Esatto, quindi ecco Moreno. Abbiamo spaziato come abbiamo detto anche in una fase diciamo di crono di questo Grand Prix. Abbiamo spaziato dalle corse tre cross, corse su strada, ultramaratona, trailer. Sì. Diciamo c'è di tutto e di più diciamo, nel, sì, nel circuito sì, del sì. Grand Prix. Insomma. Sì, ultramaratona c'è cioè quella del Trasimeno. Che, insomma, che... Sì, sì. E poi ci sono le mezze maratone, le mezze maratone ovviamente sì, quella sì. del Casentino che sì. la, la matriza eh. città d'Arezzo. Ecco. Quindi sono le due gare. Diciamo un pochino più lunghe, ma comunque sia, eh, diciamo che l'impronta del circuito del Gran Prix è un po' sulle cioè, gare intermedie, sì, insomma. Ecco. Le gare che vanno per la Maggiore sono da 8 a 15 km. Diciamo 8, 12, 13. Ecco. Anche perché poi come vediamo in questa settimana qui ci sono addirittura in una settimana tre gare. Perché il 26, il 29, il primo di e poi il 6. Quindi quattro gare di nello spazio di 10 giorni sì. vuol dire, vuol dire diciamo, ecco, sì. essere anche impegnati. Quindi, se fossero tutte gare di 20-30 km, ovviamente molti sì. farebbero una scelta, farebbero sì, una anche, sola. Comunque adesso è il periodo che si recupera anche meglio rispetto all'estate, quindi uno. Cioè, le potrebbe anche fare, però ecco, meglio non abusare perché sì, sicuramente riesci meglio se, se stai, dosi un pochino le forze e, e le lasci per quell'altra gara. Ecco, il problema diciamo, del circuito del Grand Prix è quello anche ovviamente di poter mantenere una forma costante per tutte le 33 gare previste nel circuito quindi non è così semplice addirittura ci sono i momenti in cui c'è difficoltà perché poi eh, o qualche infortunio oppure ci sono anche proprio le caratteristiche dei percorsi che non sono adatti alle proprie potenzialità qualcuno si deve sacrificare anche le vacanze <ride> qualcuno che vuole arrivare bene ecco però quest'anno per <ride> abbiamo visto che eh, ben stato... 8 atleti hanno partecipato a tutte e 33 le gare cioè, voglio dire non è una cosa così semplice sì sì Qui, tanto vediamo qui Campi la Bisenzo. piccola divagazione. Sì. Sì, di Campi Bisenzo. La che per sarà... la prima prova del cross regionale. E che ovviamente sarà quella che sperando sarà a Lucca questa, Italiani. Questa, questa sarà a Lucca. Questa gara qui sarà spostata a Lucca. Prova. Sì, la prima prova. Mentre la seconda sarà sempre a Empoli, a Empoli quindi sì. sarà sempre una, sì, dove, una sede be, diciamo bello, bella bel sì, percorso sì. Empoli bello, bel percorso. ovviamente fermo restando il tempo che sì. se si mantiene il tempo buono va benissimo altrimenti eh, diventa un problema logistico eh, sì. organizzativo perché anche perché c'è lo stadio vicino c'è lo stadio eh, sì. vicino sì, solo lo attimo. stadio però dopo <ride> non c'è altro lì per cambiarsi per cose, non c'è niente proprio, sì. e qui ecco ovviamente sono quelle fasi importanti che permettono alle società di poter accedere poi ai campionati italiani che come dicevamo saranno a metà marzo quest'anno quindi 15, 14, marzo, il 14 e 15 marzo ci saranno le staffette in cui 14 e 15 e eh, quelle singole società. Società. e quindi chiaramente saranno le varie società soprattutto quelle toscane che cercheranno di eh, diciamo forse rinforzarsi programmare una anche una diciamo una staffetta che possa permettere anche eh, qualche titolo, Insomma, ecco, non a caso la Toscana è sempre stata abbastanza presente in queste competizioni anche perché nelle, negli anni passati, fatta eccezione per eh, Torino lo scorso anno, il resto sono, sì, erano anche sì, in Umbria, quindi erano centrale, molto vicini sì. e, e quindi diventava più facile. Ecco qui chiaramente sempre un'altra gara diciamo, per quanto riguarda il settore assoluto, in questo caso qui siamo proprio a Napoli e questo è una gara importante dove i colori, diciamo, a Caretini sono stati fondamentali. Poi siamo la, passati a Fucecchio, la mezza, la di mezza maratona di Fucecchio che, che quest'anno che... non la fanno, fanno una 10 km e sempre nello stesso periodo, hanno optato perché hanno visto che anche questa gara un pochino stava scemando, perché adesso ce ne sono troppe di mezze maratone e se non le fai al top con, eh, con eh, percorsi adeguati con, con eh, anche Monte Premi un montepremi di Monte adeguato chiaramente diventa difficile potersi poi, ecco, accaparrare il numero di partecipazione questo sembra i primi di marzo e eh. ci sono un sacco di gare, un sacco di mezze maratone come in autunno e, e è difficile poter fare i numeri è sempre più difficile anche su queste cose qui perché ci sono tantissime sì. concomitanze, concomitanze, tantissime gare ovviamente tantissimi anche circuiti, ormai anche questi sono diventati quasi eh, diciamo inflazionati perché c'è il circuito eh, di quello il circuito di quell'altro, il circuito di quell'altro quindi è chiaro che ognuno cerca di appropriarsi un po' un, uno spaziettino per cercare di, eh, di poter poi raggiungere un risultato importante nel proprio circuito no, no, che ritiene Se più adatto insomma ecco Adesso è difficile fare grossi numeri nelle gare cioè, Fatta, fatta fare, salve accesso, i, i grandi, eh sì, le grandi manifestazioni, oppure le grandi manifestazioni organizzate, sì, diciamo sì. anche blasonate e qualificate, anche da un punto di vista, soprattutto per quanto riguarda le mezze le maratone, dove si possono fare anche i tempi, si possono fare queste cose. Quindi è chiaro che quello diventa una, una, un aspetto fondamentale. E, ecco, dicevamo per quanto riguarda invece il eh, il discorso anche di questo fine anno, ricordiamo che la manifestazione forse più importante dell'ultimo eh, mese del, del 2019 sarà la Boclassic a, a Trento dove? A Bolzano. A Bolzano, sì, dove ci saranno due, due atleti, atleti anche sportivo, sì. Aretini, che saranno presenti lì, quindi ci sarà eh, Emanuele Graziani e Yassine e Khalil, che gareggeranno con i più forti atleti del mondo. Insomma, Cercheranno di, di non farsi doppiare. <ride> sì, ecco, questo è l'obiettivo. È una gara tipo la scalata al castello. Quindi... È l'obiettivo principale, non è così semplice perché ovviamente la qualità degli atleti presenti è elevata qui siamo alla Strasimeno altro evento particolarmente partecipato quindi qui c'è una specie di concomitanza addirittura abbiamo trovato una sintesi fra gli organizzatori della Strasimeno e i campionati italiani di, di cross in modo tale che possano utilizzare il punteggio o dei campionati italiani oppure quella della, della, della Strasimeno. Strasimeno quindi chiaramente permettendo a entrambe le situazioni di poter avere l'apporto e il supporto anche della, del Gran Prix chiaramente questa che è una gara che è partecipata dai, dagli amatori da, tantissimi amatori, degli appassionati sì, dell'ultramaratone e così sì. via qui intanto invece siamo alla corsa della Valdichiana, quindi la camminata della Valdichiana che eh, si San ripeterà Zeno, a, San, a San, Zeno. San Zeno che si ripeterà il 29, 29 di marzo quindi sarà un altro degli eventi direi oramai collaudati sì, Premiazione questa è, parte è, molto, sì, premiata, molto insomma, premiata, una, sì. una gara insomma, ecco che... Il percorso è corso abbastanza impegnativo, sperando che il tempo no, sia clemente perché non è una parte alta, insomma eh, è esatto. una specie... mezzo. Anche trend, se quest'anno c'è la richiesta, la possibilità di poter abbinare la corsa... La corsa podistica con anche una corsa di mountain bike, quindi lo stesso tracciato, poter fare nella stessa mattinata entrambe le competizioni, quindi è una fase in, in itinere, quindi dovremo verificare proprio nelle prossime settimane se poter alle, diciamo, accoppiare alla corsa podistica anche la corsa di ciclistica, di mountain bike. Sì, sicuramente la mountain bike qui. Allora, ovviamente partiranno eh, per conto proprio sì, sì, sarà, sarà si sì. insieme, però ecco sì, sì. rispetto a una gara che facevamo tanti anni fa c'era la gara fra la mountain bike e piedi qui la mountain bike e beach e qui invece siamo passati alla vivicità quindi siamo passati proprio nel centro di Saione, a Saione dove Saione. abbiamo cercato negli, anni, negli ultimi due anni di poter enfatizzare un po' questa zona dargli un pochino di più di vivibilità eh, sia questa che la parco corsa proprio per, per cercare di vivere proprio la città, quindi vivicità che aveva un percorso particolare, quest'anno sappiamo che viene, verrà modificato questo, questo tracciato, questa location e quindi vedremo un po' quello che, che avverrà, sarà dopo la metà di, 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 di aprile. aprile e quindi vedremo un pochino, quest'anno l'anno scorso invece era la prima domenica di aprile, la settimana proprio successiva alla, alla corsa di San Zeno. E qui ovviamente ecco, il percorso era molto bello perché sì. va a ricalcare una piccola parte della, della parco corsa. E poi si, va, si estende in una zona che io ho zona, eh, lo scorso anno che non c'era Pescaiola, che passato, è sì, sempre pesca... rimasta un pochino sì, quasi un po in Sordina, fuori sì. da, dai circuiti. Sì. Eh, però direi che percorsi molto piacevoli, non impegnativi da un punto di vista anche del traffico, sì, quindi è, è chiaro che questo permette di, anche di avere più facilità nell'organizzare nell le manifestazioni però direi che il parco del Pionta ancora attrae, quindi c'è sollecitazione perché si debba realizzare manifestazioni anche nel periodo estivo, e notturna, e fare qualcosa. Ci potrebbe essere qualche progetto nel 2020, vedremo se potrà eh, concretizzarsi un po' questa, questa cosa. Ecco, qui siamo alla partenza della parco questa corsa. Questa invece la parco corsa, che ovviamente anche questa, la divagazione iniziale in mezzo al parco è fantastica, quindi direi che... Ormai questa qui è diventata un appuntamento importante, qui ci fu anche eh, un'iniziativa di solidarietà con eh, gli amici, diciamo, Parkinsoniani che hanno voluto essere presenti alla parco corsa proprio con eh, la sensibilizzazione sul morbo di Parkinson. Quindi, chiaramente l'attività sportiva viene utilizzata anche molto spesso su per far conoscere, ah, sì, per far conoscere sì. alcune Problematiche ci sono insomma, sì, anche sì, sì, sì. In, in giro e direi che la parco corsa da un punto di vista sportivo tecnico è spettacolare, è spettacolare, sì, è spettacolare perché è, riuscire a fare il percorso, tutto qui dentro il parco sarebbe favoloso. E, e il problema è che ci, sarà, ci sarebbe qualche doppiato, però il percorso è bellissimo. Sali, scendi, pianura, questo è, proprio è questo, questo è fantastico, sì. fantastico. Direi che è una zona che cercheremo anche quest'anno se non ci saranno delle controindicazioni di poterla sempre realizzare qui, altrimenti potrebbe essere o il prato oppure il parco Pertini. Queste sono le due, le due opzioni okay. eventuali per poter modificare la parco corsa, ma comunque sia la parco corsa che sarà sempre come al solito lunedì di, eh, di Pasquetta, 13 aprile. 13 aprile, quindi sarà sempre un appuntamento il giorno dopo Pasqua che abbiamo visto per gli organizzatori un pochino più impegnativo, ma per i... Fruitori, gli atleti è sicuramente una giornata importante perché viene utilizzata come in senso positivo. E qui siamo passati invece alla scalata al castello. Quest'anno con la novità del sabato pomeriggio, ma come al solito la pioggia ci ha messo lo Zampino anche in questa occasione. Per fortuna poi sì, sì. si è un po' dissolta nella serata, ma insomma ecco, ha, siamo ha creato qualche problema. Siamo verso le 8, le sette e mezza eh, alle sì. sì. eh, Però sì, ha piovuto prima e, e mentre un pochino, però dopo ha smesso perché nella gara internazionale non pioveva più però insomma quando piove prima di partire eh, eh, ti insomma, mette un, pochino... un po' di difficoltà sì, eh, sì. In poi difficoltà. già le problematiche che avevamo per poter fare questa gara diciamo nel centro di Arezzo di sabato sera e anche se quest'anno anzi nel 2020 ci potrebbe essere la possibilità di poter ripetere sempre in notturna quindi il sabato pomeriggio la gara forse anche di campionato regionale di corsa su strada e poi le due gare in circuito omologate dell'internazionale femminile e maschile che sicuramente danno attrazione e ovviamente creano qualche disagio per quanto riguarda ristoratori oppure altri che hanno delle attività commerciali nel tratto impegnato dalla corsa ma sicuramente però è molto spettacolare molto eh, diciamo anche sentita da parte del pubblico vedere, vedere una corsa in notturna in quella maniera cioè abbiamo avuto proprio molti consensi perché la cosa possa essere ripetuta poi non a caso non sappiamo neanche se ci saranno le elezioni in quel periodo quindi siamo un po' sul, sul chi va là proprio per quanto riguarda questa data che ancora non possiamo confermare se farla il sabato sera o la domenica pomeriggio quindi eh, però sicuramente sarà sempre uno degli appuntamenti più importanti della primavera la prima parte della stagione, eh, la sì, la primavera diciamo a retina la scala al castello oramai, quest'anno, fra l'altro, abbiamo avuto anche la fortuna di accogliere tanti azzurri, è stato veramente un grande spettacolo. Sì, anche eh, da un punto di un vista: caster partenti, eh. avevamo ottimo caster eh, di sì, quest'anno è andato anche a livello <ride> nazionale, perché cioè, cioè, avevamo, capitava, avevamo i migliori italiani. Non capitava eh, così da diversi eh, anni avere diversi anni, questi sì. Anche quello ci potrebbe aiutare, sapendo che il sabato sera potrebbero essere più facili a partecipare atleti azzurri. E poi quest'anno abbiamo avuto anche la chicca a livello femminile, diciamo, dell'Etiope dell che fra le prime al mondo nella mezza maratona, addirittura tentò di fare il record. Le parti di... forte, sparate <ride> prima di Sicuramente poi... ha fatto un record della gara, fatto, sì. però, ecco, effettivamente, eh, ha forse osato, osato quasi troppo. Sì, anche perché era sola, nel senso, non ha avuto. Si sì, è, subito, è partita partita, da subito, ecco, eh, tanto eh, la vediamo proprio qui, proprio la partenza, non particolarmente numerosa la, la gara femminile, sempre, ma come è, sempre è diventa difficile ma trovare, trovare 20 atlete a livello femminile, non è così semplice a questi livelli, poi specialmente questa atleta pensate era diciamo, pronosticata fra le prime 5-6 al mondo per quanto riguarda la, la mezza maratona, quindi è un atleta ad altissimo, ad altissimo livello. Che addirittura l'avevamo prospettata anche per la mezza di Arezzo, poi aveva altri impegni a livello internazionale, quindi non poteva essere presente. E qui siamo andati invece alla gara maschile, anche questa molto molto blasonata, direi spettacolare, addirittura con il bis di Calale che nessuno quasi si aspettava che potesse fare questo bis anche in questa occasione. Però molto bene sono andati i meucci, sono andati i Dini, i fratellini quindi tutti questi atleti diciamo, Dini, i, nuovi, Baldini, i, dimmi, i sì. nuovi atleti diciamo, che l'allena Baldini tra l'altro sì. sì, non è potuto essere presente Stefano Baldini in quella occasione perché aveva proprio il compleanno e quindi ci auguriamo che l'anno prossimo se ci saranno atleti che lui segue di poter riportare il campione olimpico e fra l'altro eh, testimonia della città di Arezzo per eh, le, le chiavi eh, del certo. portone ce l'ha quindi eh, se sì. devo venire sempre <ride> aperto lo sì. apre quando gli pare certo certo e qui ecco siamo passati invece alla... Che a Capolona? Questa qui siamo passati sì, alla corsa di, di Capolona, quindi una gara anche questa particolarmente settimanale diciamo, viene fatta in occasione dello Sticco. quindi... Metà giugno de, c'è quindi... Me, sì, circuito. Non sappiamo, no. non sappiamo se quest'anno verrà inserita nel circuito delle, non dei notizie, Grand Prix, non ha, quindi abbiamo quindi ora notizie vedremo, vedremo al momento. Però ecco, sicuramente nei prossimi giorni daremo un po' una visione, direi quasi al 90%, questa di... ruscello invece è confermata. Una, una, dopo la scalata al castello la, 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 e Foiano, il camminato di Durate e Foiano sono le più vecchie che ci sono in provincia d'Arezzo. E questa è una delle più questa sempre dura, è, sem sì, è, sempre è, calda, calda. è sempre calda, sì, quindi è, è una gara tosta che non... Eh... Non tutti riescono diciamo, a, digerire. A, a digerire e a parteciparvi, anche perché sarebbe bella, però effettivamente è molto, molto calda. E poi sali scendi in questa maniera nel periodo fine, fine giugno. Anche quest'anno verrà l'ultima domenica di giugno, mi sembra verso il 28 di giugno. Quindi è una, è una gara, direi, particolarmente tosta e impegnativa. È una gara che comunque è sempre premiata bene. E... E il problema è che la fanno sempre la sera al pomeriggio e quindi c'è meno partecipazione. Eh. Qui siamo Però, invece a Ponticino, ecco la Straponticino che anche questa verrà effettuata l'8 di luglio. Questa è una questa di no? mercoledì in, in occasione proprio della festa del centro sportivo italiano, quindi in occasione della festa dell'Acli. Quindi faranno. La solita manifestazione La manifestazione anche questa che tosta eh. e questa, duroccia, duroccia, e sì. questa che invece la comandare di notte questa invece a levani sempre nella fine di luglio l'ultima no? settimana di luglio di sempre infrasettimanale una gara tre giri tre giri tosti anche questi sono E qui ecco, era partito per il traguardo volante eh, satigliano metus poi dopo viene ripreso e abderrazak eh, Va a vincere la Repubblica Futura a questa questo Domenica scorsa ha vinto la, la, prova, la, la seconda prova del campionato del Grand, Prix. del Grand Prix. E quindi, ecco, sicuramente, un atleta che ha un bel fisico, ancora giovanissimo. Sì, sarà presente. Vediamo. Alla, sicuramente intanto, anche vediamo Alessandro Annetti che è stato il protagonista, eh, diciamo, in discussione di questo sì. secondo anno diciamo, delle, del Grand Prix. Queste sì, le siamo alle vertighe, sì. qui siamo al circuito. delle vertighe subito dopo 12-13 agosto. C'è eh, sempre una grande sì. partecipazione. Eh, una grande partecipazione, anche questa una, una gara breve ma molto impegnativa con la scala da eh, fare. Tosta, eh. scalini, <ride> la salita con gli scalini questa da fare è, tre volte. È eh, una, gara, questa... una gara direi tos, tosta sì. veramente, la vedete anche dal passo dei concorrenti, poi fatta tre volte. Qui intanto vediamo Fabio Guidelli che fra l'altro la, qualche volta mi sembra la vinta, insieme anche a Jenny Cenziana. E poi questa qui è la, la novità diciamo, delle, del 2019, la Ramp -S, direi nel centro di Arezzo, grande partecipazione eh, sia di agonisti che non, non competitivi. E eh, questa sì. qui nel centro della città in un periodo diciamo il 19 di, di agosto. agosto, ricordo proprio di di PES lo diciamo, sportinato che ha avuto sì, un incidente in montagna. montagna quindi le, i genitori i fratelli, gli amici hanno voluto ricordarlo con questa competizione che direi eh, essendo la prima edizione ha fatto subito grande successo qui siamo passati invece a Lama, a Lama a, anzi no a Lama a Lerchi la Corri Lerchi una gara che in quel periodo c'era stata tante sì, concomitanze sì. e quindi diventava anche questo è di, temporale di piacere, prima sì. di partire e poi che invece siamo passati a Castelfranco di sopra alla Zolfina un'altra gara che era il giorno successivo alla, sì. alla Corri Lerchi quindi senza tregua addirittura qualcuno aveva gareggiato il giorno a Lerchi la sera ad Arezzo il giorno successivo alla Zolfina quindi eh, ci sono i grandi appassionati di corsa che non demordono Gli mai visti, che proprio le fanno tutte <ride> che ne... e vogliono insistere fino, fino alla fine insomma, per cercare di ottenere diciamo maggiori eh, risultati no, Anche ma per... molte volte, cioè, loro, il risultato, cioè, questi qui non è che guardano il risultato, loro fanno le gare. La, la loro statistica è fare tante gare, ho fatto queste, sì, sì, tutte sì, queste sì. gare quest'anno. Sì, sì. Chi fa tutte queste gare non è. Ecco, qui abbiamo visto anche Nicoletta Sanorelli che per il terzo anno consecutivo vincerà il, il Gran Prix, insomma, quindi ecco è stata una costante anche per questa. Eh, ragazza, questa signora diciamo di Monte San sì, Quest'anno che... partirà con l'handicap comunque. Eh, sì, perché perché eh, deve andare fuori tre, ta, le, le prime tre gare le perderà tutte. Perché andrà purtroppo andrà all'estero l'anno scorso ha vinto un Gran in Grand Prix, vacanza. Vai in, per, vacanza, vai vacanza va in vacanza ha vinto un Gran Perché un'altra è andata in vacanza. <ride> quindi, quindi si atteneranno. Insomma, stanno stanno non si sa. Ancora, eh, ancora, cioè, la gara è molto lunga deve iniziare ancora. Insomma. Però insomma. Certo, Vedendo tre gare all'inizio a Montevarchi il trofeo Sironoferi. Un'altra delle gare blasonate, ormai anche vecchie, gare, sì, vecchie gare della provincia. Anche questa è sempre una gara molto, molto tosta è sì. molto impegnativa. Sì, la che... partenza è tutta diritta, in pianura da fare il ritmo, e poi, poi c'è la salita e la discesa. È una gara abbastanza eh, lunghiera non è neanche corta. È impegnativa. impegnativa, impegnativa sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Quindi direi che anche questa qui ormai si colloca sempre la prima domenica di settembre. Eh, che ovviamente anche lì con concomitanza ce ne sono tante però eh. mantiene diciamo sì, un fascino riesce a, dal... stare sì, a, sì. A, a stare su, a, galleggiare, no, a galleggiare insomma a stare su, bene perché cioè, effettivamente le gare ce ne sono tantissime è difficile fare tanti numeri come, come 30 anni 40 anni fa eh, perché allora c'era anche meno gente che correva sì, c'è sì, più sì, utenza sì, adesso che corre però eh, le gare sono tante No, no, ma effettivamente diventa un E con, di, con questa c'era a Torrita un'altra sì, gara, in sì, quindi è eh, anche eh, abbastanza eh, vicina. Vedere, vedere un pochino, sì, esatto. E qui siamo invece alla Corri Perdono, un'altra delle, delle manifestazioni che quest'anno, ahimè, ci sarà un po' un problema perché in, in quel periodo lì beh, ci, ci, sono, sabato, sì, ci, ci saranno i campionati italiani master ad Arezzo, quindi 18-19-20 di settembre sarà la volta, per la terza volta, un anno sì, un anno no. Le, diciamo approdare ad Arezzo i campionati italiani master su di atletica leggera su pista. pista quindi saranno tre giornate importanti anche per Arezzo e probabilmente dobbiamo vedere se ci saranno le occasioni per poter realizzare questa corriperdono o altrimenti quest'anno saltare non sappiamo ancora com'è come ripeto è una cosa che dobbiamo verificare e vedere se ci sono le condizioni per poterla spostare un altro periodo ma eh, il perdono c'è cioè quel periodo lì quindi vedremo un po' è tutto... In divenire e qui siamo passati invece a Lama, a la La, 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 la Marina. Non si può chiamare più Marina, la Marina, ma si chiamerà La Marina 2018-19. Questa è e l'anno prossimo sarà anche questa, la prima domenica di eh, ottobre, sempre ottobre. molto sempre partecipata. Prima questa hanno sempre fatto la prima domenica di ottobre, è una delle gare più, eh, più partecipate. c'era tanta, tanta gente. Addirittura hanno aumentato anche le. Il numero degli iscritti quindi è stata veramente partecipata e direi e anche, anche il livello, livello, livello agonistico. È discreto, 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 discreto sì. Sì. quindi, anche questa qui sì. diciamo, <ride> ha avuto negli anni: presenze importanti è anche stata, a livello italiano. È sempre sì. stata una gara di buon livello di. Buon livello. di buon livello, sì, sì, sì. Sì. E mi ricordo fin sì, dalla prima diventa sempre più difficile sì. anche mantenere questi livelli così elevati. <coughs> E qui siamo andati invece all'altra gara sempre molto partecipata, quella di Sena lunga passeggiata alla fiera, la seconda domenica ormai in mancabile, l'hanno scritto sempre anche, anche nelle magliette, scritto, quindi eh, in... non si sbaglia, lì c'è sempre la seconda domenica, c'è la passeggiata alla fiera. E qui ovviamente ci sono stati degli avvicendamenti anche sulla testa della corsa, addirittura <coughs> vediamo Emanuele Graziani che... Che ha vinto l'anno scorso, Vo ha vinto vole scorso mi sembra, voleva, sì. voleva cercare di fare un bel risultato e, e è riuscito è riuscito nell'impresa insomma ecco, però alternando ha trovato nella sua strada anche grandi diciamo c'è dibra, dibra lì Alessandro Anetti poi c'era ancora anche l'atleta della Fidel della sì poi c'era ecco, sì. sì, sì, anche ecco direi anche Mori, Mori Lorenzo, e poi che, che è andato quest'anno direi ha fatto sempre un'annata importante ora vedremo sì, per i prossimi cross addirittura montevarchi proprio all'inizio di dicembre ha fatto un cross direi particolarmente importante pastorini che quest'anno porterà il grand prix anche a bibbiena e questa metà a metà verso la metà di, di, di giugno, giugno. Ah. quindi in un tutta un'altra gara di solidarietà sarà uno spettacolo sicuramente di di domenica pomeriggio questa è da, ancora da decifrare un po' la <coughs> La situazione anche per non andare a intaccare poi gli, le date che ci sono, perché il problema è sempre, è sempre lo stesso: trovare lo spazio, trovare lo spazio per, altre, per altre competizioni, insomma, quindi vedere un pochino quello che avviene. Intanto, qui eh, vediamo proprio un susseguirsi di, di partecipanti. Direi anche questa è una gara che. Sì, oramai, siamo, oramai è collaudato ha un suo nome insomma. quindi sì, 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 sì. Eh, mai, poi sì, ci sono sì, gli organizzatori tesi e tesi e tesi in maniera molto dettagliata e loro allora fanno la pubblicità tutto l'anno in, in quel giorno non lì non occorre nessuno di loro. Esatto, sono tutti e tesi e bivi e tesi e sono molto seri in questo senso no? non cioè noi i nostri è difficile farli <ride> mettere ambivio al ristorante, eh, i nostri difficile. vogliono gareggiare tutti sempre anche le nostre gare quindi diventa un, sì, diventa, diventa un po' difficile così. noi fino a che riusciamo a trovare un po' di volontari sempre che poi i volontari si trovano sempre peggio <ride> Eh, si sì, diventa sempre più complicata la cosa, eh, poi le problematiche, le tematiche anche maggiori, sì, anche per quando fare l'organizzazione eh, diciamo, fare le gare ricette... in città molte volte è molto più difficile rispetto a farle nei, nei paesi, e così, perché in città adesso ti chiedono anche, come si dice, eh, non si dice, oltre alla che... sicurezza, ma eh. ti, ti chiedono anche quello che non c'è, insomma, sì. via. Eh, problematiche maggiori che ovviamente impongono di avere... Anche molta presenza sì, diciamo, di volontari proprio... anche, e anche l'efficienza, le competenze e soprattutto anche la qualità di, di, certe, di certe cose. Qui siamo passati invece a San Giovanni Valdarno, anche questa è una manifestazione che ormai è il secondo anno. La corsa del Maier no, questa è la mezza maratona, oh, questa è la mezza maratona, la maratona sì. Sì. città d'Arezzo. È la saltata. Il montatore ha saltato eh, la corsa sì. del Maier allora, Eh, sì, eh. Sì, sì. E comunque questa è la maratona città d'Arezzo e anche quest'anno un, un grande spettacolo. Eh, direi, direi che quest'anno abbiamo fatto il botto sotto questo aspetto qui, sia nei giorni precedenti, ovviamente sì. creando proprio una specie diciamo, proprio di. un'attesa, proprio eh, una suspense sì, per sì, cercare. Sì. ma insomma. poi spettacoli: sono stati sì. spettacoli, incontri, diciamo, conferenze, insomma, tutta una serie di operazioni. E qui vediamo la grande massa di concorrenti. No, ah, pensavamo danno, di. Danno con, con la concomitanza che c'è, di riuscire a farne. Cioè, sì, Abbiamo perso qualcuno più, qualche, a livello competitivo, però, però la, massa la massa di gente le... ce l'abbiamo avuta tantissima cioè, grazie problema, anche alle scuole sì, grazie sì, e al sole che c'era nel eh, cielo la, perché il sole volevi, la, giornata, dire tanto, sì. la giornata è stata fondamentale e importante. Come vediamo qui da queste immagini, veramente no, Ma Qui erano circa mille agonisti. E... I pettorali della non competitiva erano numerati, ne sono stati dati via 1039, poi qualcuno si è imbucato quindi insomma sì, 2000 persone c'erano, era... <ride> non erano <ride> sì, neanche iscritti, però ha voluto essere... Sì, 2000 persone a far parte dico, sono, di, questa, sì. di questa festa. E poi insomma. si vede dall'alto, un po' a lontananza, però eh, si, vede la... no, no, poi si vede anche da qui, si vede, quindi veramente è stato un grande spettacolo, ma direi lo spettacolo uno spettacolo è stato proprio anche il risultato tecnico, quindi sia dal punto di vista maschile ah. ma soprattutto dal punto di vista femminile. Quindi Abbiamo avuto la Moseti a livello femminile, che ha fatto un risultato fra i migliori al mondo. Insomma, dire, quindi questo già ci fa, ci fa capire le dimensioni che può raggiungere la maratona città d'Arezzo, che con il nuovo percorso che l'amministrazione, la Polizia Municipale e la Polisportiva Policiano è riuscita a trovare come sintesi per cercare di dare maggiore spazio alla alla competizione ma soprattutto di trovare il ritmo giusto qui vediamo anche Stefano La Rosa che ovviamente ormai l'amicizia che ci lega è pluriennale e quindi diciamo una specie di rapporto di amicizia che lo, lo lega diciamo ad Arezzo in particolare anche a noi e qui vediamo invece i protagonisti di questa competizione che ovviamente erano partiti con il piede giusto per sì, raggiungere sì. per un Vanno... risultato importante 3 km al minuto un, un, chilometro. un chilometro a tre, eh, eh, non sembra neanche che non durano a faticare, <ride> eh, questi hanno diciamo una facilità di corsa impressionante, addirittura alcuni quest'anno con i problemi del volo hanno, eh, hanno subito diciamo, delle momento, difficoltà sì. perché sono arrivati il sabato, addirittura il sabato sera a mezzanotte, il tocco, so, quindi chiaramente la mattina alle 10 hanno potuto anche riposare di meno, però il risultato tecnico è venuto perché un'ora un e dieci un, ora, un minuto e dieci secondi. Un'ora e sì, un uno, sì, dieci secondi, insomma, ecco, direi che essere già il risultato importante. Qui anche i nostri hanno fatto bella figura, peccato Tartaglini che si è dovuto fermare, come pure Cardelli, diciamo, sono stati un po' le pecore eh, nere. Eh sì, quelli che sono, purtroppo eh. hanno dovuto lasciare la, la corsa. Però ecco, vediamo il percorso quest'anno, direi particolarmente suggestivo, spettacolare, in mezzo alla città. E probabilmente abbiamo creato anche forse, ci auguriamo, meno problematiche rispetto agli anni passati, ma soprattutto anche dietro a una costante diciamo, appello, presenza, eh, pubblicità proprio di questa manifestazione, che eh, bene o male ormai diventa un punto, è diventato un punto importante. Cioè, adesso la conoscono tutti, cioè, io ci sono state. C'è stata una persona che ha criticato che si è trovata chiusa in quel giorno lì. Ho letto anche io su se sei d'Arezzo. Se sei Arezzo Se. Eh, ha commentato che lei era rimasta fregata così. Eh, Ci ha avuto 530. Ora è passato un po' di tempo. 530 commenti, tutti contro. certo Dice: certo, no, Ma te no. perché non leggi? Perché c'è scritto dappertutto <ride> e tanto che lo dicono. Eh, insomma, ecco, insomma, si vede che, che la gente, anche la, la gente di Arezzo, è con la certo, è con con questa la manifestazione, manifestazione, anche eh. perché è una mattina. Cieche. Mezzomattinata, sì, sono tre ore. intanto abbiamo visto la Moseti che era nel gruppo intermedio, in cui poi ha fatto che il risultato importante di un'ora, otto e, e qualche decina di secondi, insomma, che sicuramente, eh, come dicevamo, la colloca fra le migliori specialiste a, a livello mondiale. Direi che tutti hanno fatto risultati migliori. Fra l'altro, la gara, ricordiamo, è una gara omologata IAF. Iaf e quindi questo significa avere un punto di riferimento importante per poter collocare la nostra maratona città d'arezzo fra le maratoni blasonate a livello mondiale insomma questo è, per noi è un grande un grande prestigio, ma direi anche per la città di Arezzo che con questi risultati può negli anni a venire anche fare qualcosa di, di diverso, accogliere tanta più gente. Qui siamo invece al trail delle Memorial Gabriele Annetti, anche questo quest'anno. Quest la prima volta che siamo partiti col sole: col, partiti col sole, arrivati col sole, allora. la temperatura non ideale, era fredda, era, era il 10 novembre, quindi si è trovato poi e il percorso era asciutto quindi è stato bellissimo benché, sì. benché era diciamo particolarmente devastato dalle sì, alluvioni sì, dell'agosto sì, dell detto... <ride> no, sì, ah, il percorso c'è alcuni tratti dove c'era la strada non c'era più c'era un fosso adesso quindi, però ecco, è un trail quindi è tutto su, tutti su sapevano, tre, tutti che sapevano che quello che potevano eh, fare Non c'erano però ecco è stata una bellissima giornata siamo stati fortunati nel senso che il percorso era segnalatissimo e quindi nessuno ha sbagliato e, e, niente, eh, siamo, siamo arrivati in fondo che siamo contenti di tutto il, quello che abbiamo fatto. Ecco, insomma, diciamo che è stato un anno particolarmente movimentato, diciamo così, fra virgolette. C'è stato Alessandro Annetti che ha dominato, come abbiamo detto, la corsa, ma dietro si sono fatti presenti i pastorini che lo vedete qui, e i giovani emergenti di Sisi, che, insomma, ecco, persone quasi sconosciute che hanno cominciato a farsi, a farsi notare, soprattutto a farsi notare. Ecco, questo vediamo che l'altro è Sisi che stanno, sono transitati a questo momento. Direi che anche a livello femminile c'è una conferma da parte di Nicoletta Sanarelli su Francesca Volpi e Patrizia Lacrimini che anche lei poi ha commentato in fase di premiazione che era... Eh, diciamo per il terzo anno, che sarà nel podio, nel sì, podio nel quindi podio. è importante. qui Intanto vediamo Vannuccini e Graziani su proprio a Lignano. Vedete qui la zona di Lignano, particolarmente suggestiva, questa, questa parte diciamo, delle, del percorso del trade di Lignano, che ovviamente quest'anno era sgombro completamente da nubi eh, E, e qui, qui siamo invece alla festa conclusiva. Ecco il 14 di, di dicembre. c'è sera Sociale come con tutti i Partecipanti al Gran Prix, quindi cena... la, festa, la festa dello sport, ma la festa diciamo annuale anche del podismo e l'atleta dell'anno, quindi ormai è una consuetudine in cui le varie società sono E tutti i state... partecipanti al Gran Prix hanno, non hanno pagato la, la, la cena, la cena e hanno avuto tutti anche, oltre nella classifica, il, il premio di ricordo per tutti. Ecco, direi che è un po' un nostro. Beh... Punto di battaglia per poter dare l'immagine giusta, diciamo, del podismo che viene riconosciuto alla fine dell'anno con questa cena. Fra l'altro, apprezzata da tutti perché, la, dal punto di vista proprio alimentare e culinario, hanno trovato delle pietanze perfette. Almeno così ci hanno confermato: dice, buonissimo il mangiare e questo. Ovviamente aiuta anche a proseguire in posto questa linea, finché i cuochi reggeranno e terranno questa linea si potrà raggiungere questo, questo obiettivo. Ecco, vediamo intanto un una carrellata su quelli che erano presenti alla competizione, ovviamente erano presenti anche autorità, sponsor e quant'altro, quelli che potevano essere partecipi in questa circostanza, quindi vediamo anche il medico. Eh, quasi il medico di servizio quasi. Sì, sì, eh, sono i, quei tre medici che abbiamo quattro medici che abbiamo diciamo, ospitato anche in questa occasione qui intanto vediamo Alessandra Annetti insieme a Sisi e poi Graziani, e Graziani che il giorno dopo è andato a fare la, eh, la, la mezza l'invernalissima, che è arrivato terzo quindi grandi risultati anche per questo qui intanto vediamo, abbiamo visto anche il discorso delle del figlio di Amilcare Gibin, ecco, ricordiamo che c'è stato proprio anche un momento abbastanza diciamo, delicato nel ricordare Gibin Amilcare che ci ha lasciato in quest'anno quest 2019, però ecco, apprezzato da tutti, e l'intento è quello che proprio nel 2020 si debba onorare con una manifestazione che sarà verso settembre non sappiamo quando la data precisa cerchiamo di collocare in un momento che non, non ci sono altre competizioni proprio per dare a tutti la possibilità di onorare con la loro presenza questa manifestazione che ovviamente verrà apprezzata un po' da tutti e qui intanto vediamo ecco una carrellata mentre dietro scorrevano le immagini che il nostro eh, diciamo, il nostro montatore è riuscito a fare addirittura immagini di due ore di corsa, molto più ampie rispetto a quello che abbiamo fatto in questa trasmissione, ovviamente per eh, far vedere quello che c'era. Qui intanto vediamo la dottoressa, la cardiologa, anzi Silvia Baldassarri. Poi vediamo l'altra Mammoli, ecco qui, un altro terrestre. medico. Sì, sì. <coughs> poi qui ormai il fotografo di ufficiale. Di sempre in manifestazione, sì. Stefano Grigiotti che ovviamente ci accompagna sempre in queste, in queste gare e in queste iniziative. Qui vediamo il podio maschile e questo è il podio femminile. Quindi chiaramente una grande kermesse e addirittura insomma anche premiazioni importanti, perché poi hanno vinto anche dei premi consistenti, oltre che tutti, hanno avuto un prodotto, un articolo sportivo di qualità che poi vedrete che indosseranno anche nelle varie circostanze. Qui intanto vediamo anche la prima del centro sportivo con Lorenzo Bernardini, che anche quest'anno ha aderito alla, alla, terza, alla terza edizione del circuito del Grand Prix del CSI. Quindi anche questa è un'altra che campiù che viene inserita nel contesto di questa, di questa competizione del Grand Prix, che ormai è giunta alla 29esima edizione. Quindi siamo invece al settore Familii. giovanile non particolarmente numeroso però sempre molto <ride> vivace qui ecco un'altra panoramica un po' su tutti coloro che sono stati premiati in questa occasione ben 120 i premiati in questa serata quindi direi una grande <ride> un grande numero diciamo, di partecipanti qui vediamo Giuseppe Cardelli premi speciali al di là di non aver partecipato a tutte le gare però quest'anno a Berlino è nato molto forte sia lui poi è andato forte il Khalil ovviamente una delle migliori prestazioni nella mezza maratona con 5 e qualche cosa. Ecco, direi che si chiude un anno 2019 scoppiettante sperando che il 2020 possa essere migliore oppure uguale a quello degli anni precedenti. Sì, cioè, basterebbe mantenersi. Non è facile. Migliorare, eh, sì, anche migliorare non è facile. Eh, eh, esatto. Eh, quindi cercare di... Pareggiare insomma ecco. bene, con, eh, se, con queste anche ancora altre immagini. Vediamo un po' la nostra mascotte con Clara Severi e poi chi <coughs> il personale di servizio, alcuni del personale di servizio che sono stati dati. qui. Vediamo anche Caruso, di... vediamo che adesso è messo a fare il servizio, <coughs> ma dall'anno prossimo tornerà a correre bene. Con questo vi lasciamo. Vi facciamo gli auguri di un buon anno, buon anno a tutti e un 2020 di corsa.